Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Genabilin. A cosa serve? Genabilin è un medicinale veterinario a base del principio attivo membutone, appartenente alla categoria degli epatobiliari e nello specifico altri farmaci per la terapia biliare. È commercializzato in Italia dall'azienda Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. Genabilin può essere prescritto con ricetta RNRV, ricetta medica in copia unica non ripetibile. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Boehringer Ingelheim Vet Medica GmbH. Concessionario: Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. Ricetta: RNRV, ricetta medica in copia unica non ripetibile. Principio attivo: membutone. Gruppo terapeutico: epatobiliari. Forma farmaceutica: fiala iniettabile. Confezioni: Genabilin in 100 ml. Principio attivo: 1 ml di soluzione iniettabile contiene membutone 100 mg. Indicazioni: trattamento dei casi in cui la digestione deve essere favorita attraverso la stimolazione delle ghiandole esocrine del tubo digerente, anche come coadiuvante di altri trattamenti. Bovini: squilibri alimentari, sovraccarico del rumine, costipazione, distrofia epatica ed epatiti, gastroenteriti. Stimolazione dell'appetito nei casi di anoressia o durante la convalescenza e come coadiuvante nel trattamento specifico della chetosi e del timpanismo. Suini: casi di diminuito appetito e di costipazione, quali possono verificarsi durante il parto e lo svezzamento. Nei casi di pseudoileo paralitico, ritardato sviluppo e nei casi di lieve paralisi degli arti posteriori che possono verificarsi nei suini ingrassati troppo rapidamente. Equini: disturbi epato-digerente causati da squilibrio alimentare, razioni troppo ricche di avena, enteriti con costipazione, epatiti, convalescenza post-influenzale. Ovini: squilibri alimentari, sovraccarico del rumine, costipazione, distrofia epatica ed epatiti, gastroenteriti. Stimolazione dell'appetito nei casi di anoressia o durante la convalescenza e come coadiuvante nel trattamento specifico della chetosi e del timpanismo. Tossemia gravidica, eventualmente in unione ad un corticosteroide. Controindicazioni: non usare nei casi di insufficienza cardiaca. Non usare in caso di ipersensibilità al principio attivo o ad uno degli eccipienti. Posologia: da somministrare per via intramuscolare profonda ad una dose massima di 10 mg/kg PV, 1 ml/10 kg PV. Bovini adulti: 15-50 ml, secondo il peso. Vitelli: 5-15 ml, secondo il peso. Suini: scrofe: 10-20 ml, secondo il peso. Suini all'ingrasso: 1 ml/10 kg PV. Equini: 20-30 ml, secondo il peso. Ovini: 5-6 ml, secondo il peso. Nei casi gravi ripetere la somministrazione dopo 24 ore. Avvertenze: nei cavalli iniettare per via intramuscolare nel petto, tra gli arti anteriori, in quantità non superiori a 10 ml per punto di inoculazione. Tempi di sospensione: carne e visceri: 0 giorni. Latte: 0 giorni. Fonte: Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato.